Venerdì 2 novembre 2018. Mancano 59 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno dello Scorpione. La chiesa ricorda San Tobia Martire. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Tobia. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Corrada. Deriva dal nome Corrado, molto diffuso nel tardo medioevo. Corrada è specifico delle province di Milano e Lodi. Corradi è invece proprio dell'area occidentale di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria. La variante corradengo ha due ceppi, uno in Piemonte e uno in Sicilia, nel Catanese. Corradini è di tutto il centro-nord, mentre Corrado è diffuso in tutta Italia. Accadde oggi. Il 2 novembre del 1975 viene ucciso all'idroscalo di Ostia Pierpaolo Pasolini. L'omicidio verrà attribuito ad un ragazzo di vita, Pino Pelosi, di 17 anni, che si dichiarerà colpevole. Pelosi in seguito ritratterà la sua ammissione di colpevolezza e le circostanze della morte di Pasolini ad oggi non sono ancora chiarite. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo il regista Luchino Visconti, nato a Milano il 2 novembre 1905. La citazione da ricordare. Viviamo in un'epoca di superlavoro e di sottocultura, un'epoca in cui le persone sono talmente laboriose da diventare completamente stupide. Oscar Wilde. Dice il saggio: chi ascolta troppa gente conclude poco o niente. Proverbio italiano. Un consiglio al giorno. Le banane che avete acquistato sono troppo acerbe? Per accelerarne la maturazione basta lasciarle 2 o 3 giorni con una patata in un sacchetto di carta.